Signori, allora io ringrazio tutti, salve, buonasera a tutti e grazie di essere ancora qua. Grazie tante, siete tantissimi, io vi ho osservato tutto il tempo dal seduto tra di voi, perché secondo me la cosa più giusta e più bella che si può fare è rimanere così, rimanere in mezzo ai cittadini, questa è la verità. Però ho visto troppa speranza, voi avete voglia di cambiare, ho visto questi occhi che volevano veramente cambiare il mondo. Cioè, ragazzi, il vero cambiamento lo fanno loro, che oggi invece di chiamarsi PD si chiamano Forza Italia. Cioè, questo è il vero cambiamento. Telefonici, perché abbiamo una sorpresa. Avete visto quando sono entrato io ho fatto così? E Luigi mi ha sentito e ha chiamato. Adesso un'altra persona è in contatto telepatico. Siamo? Cari amici, sono Ferdinando Imposimato. Per sincera emozione, un saluto agli amici di Alessa, città dove 30 anni fa ho vissuto una meravigliosa esperienza politica e umana. E rivolgo un augurio a tutti i giovani candidati del Movimento 5 Stelle, impegnati nella difficile competizione elettorale per il Parlamento europeo. Competizione che ha una grande valenza politica per le battaglie che il Movimento sta combattendo per moralizzare la politica e varare leggi che tutelino il bene comune dei lavoratori, garantiscano la legalità e riescano a debellare il vergognoso voto di scambio elettorale che assieme alla corruzione è il vero cancro della nostra democrazia. Saluto con simpatia, amicizia e fierezza i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Sergio Puglia, Vilma Moronese, Roberto Fico, Carlo Sibilia, Angelo Popolo, Salvatore Micillo, Andrea Cioffi, Luigi Di Maio e Paola Nugnes. E li ringrazio, un modesto cittadino italiano, per la coraggiosa e solitaria battaglia che stanno conducendo nel Parlamento per liberare la nostra terra e tutta l'Italia dalla piaga purulenta degli accordi scellerati tra politica, mafia e camorra. Essi li stanno riconciliando con la speranza di un avvenire migliore per i nostri giovani. Sono certo che voi, candidati al Parlamento europeo e voi, parlamentari del Senato e della Camera, saprete imprimere una svolta decisiva per trasformare l'Europa dei banchieri per l'Europa dei cittadini, dei lavoratori e dei giovani. Un'Europa le cui risorse non vadano più ai camorristi e ai mafiosi, ma alle piccole e medie imprese sane della nostra bellissima terra del sud di Alessa, che è stata presa di politici senza scrupoli e umiliata per il traffico di rifiuti radioattivi che sta distruggendo tante vite innocenti. Voi giovani candidati, affidiamo le nostre speranze di riscatto, avete una grande fortuna, avete delle guide illuminate nei compagni di Aversa e nei parlamentari del Movimento 5 Stelle che sono esemplari per la loro onestà, la loro saggezza e la loro capacità nella difficile arte della politica e del perseguimento del bene comune. Auguri, un abbraccio a tutti voi e a ciascuno di voi. Sono Ferdinando Imposimato, grazie. Ma come faccio? Che vi dico? Basta così. No, volevo semplicemente dire, avete visto come parlerebbe il vero Presidente della Repubblica Italiana? Questo è il Presidente della Repubblica, no? Non la persona che decide di non testimoniare per la trattativa Stato-mafia.